io volevo dire solo questo. Quando il nostro assessore ha parlato del progetto Anna Vienna in commissione, sono stata molto, ma molto contenta. Infatti è partito in molte parti del nostro comune, non ultimo Castoi. Mancava Disome e Riva Maor. Allora ho pensato a Don Aldo, a quello che era riuscito a realizzare grazie al lavoro dei suoi parrocchiani. Aveva realizzato, sapete benissimo, il villaggio, ristrutturato la canonica, i campi sportivi. Aveva addirittura firmato un comodato con la Pantera Rosa per l'uso dei locali piano terra della canonica e dei campi sportivi. Quindi mi sono detta, perché non rivolgersi alla Pantera Rosa? E devo dire che Francesco, Giovanni, Stefano, quando ne ho parlato, hanno detto subito sì, senza chiedere niente. In questi giorni, anzi in questi due mesi, avete visto che vicino a loro hanno lavorato tanti altri giovani, meno giovani, portando tutti le loro esperienze lavorative, la loro operazione e diciamo anche le loro finanze. Perché dobbiamo questo è stato fatto dalla Pantera Rosa senza chiedere niente. Ecco, io vorrei ringraziarvi tanto, ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, perché finalmente abbiamo un centro anche per Disome e Riva Maor. Siamo grazie all'operosità dei disomesi ed altri. Ecco, di questo io vorrei proprio ringraziarvi e sono contenta perché vi ho visto uniti e ho visto qualche cosa che non mi sarei aspettata. Grazie ancora a tutti quanti. Io sottolineo ancora che è stato molto bello vedere questa cosa venire su piano piano, è stato molto bello vedere l'unione, perché l'unione è una cosa importante. Grazie. Non sono io che ho letto, Sentino a testa. Ma vede, io non ho inaugurato tante cose come lei. Sì. Ecco, adesso l'ho imparata. Bravi! Bravi! Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Ho accolto con molto piacere l'invito che è stato svolto da Francesco di essere qui presente per dare atto, per complimentarmi per i lavori fatti, perché qua il merito dei lavori non è come in altri casi in cui sono solito inaugurare le opere, ci ho messo qualcosa anch'io, qui non ci ho messo niente, la provincia non ci ha messo niente, però quando si realizzano queste opere da parte del volontariato, da parte dei cittadini, da parte dei disomesi in questo caso, e si partecipa, vuol dire che vuol dire rendere merito. In questo momento rivesto una carica, quindi voglio rendere merito come provincia al lavoro che è stato svolto. Bravi e soprattutto andate avanti così che arriverete ancora più avanti. Bravissimi.